Amici lettori di Vivi Mazzara, siete collegati in diretta dal porto di Mazara del Vallo. Alle nostre spalle la capitaneria di porto. Poi avete già riconosciuto dal colore azzurro il motopesca Medinea. E qui abbiamo anche l'armatore Marco Marrone, rappresentanza della famiglia. Poi abbiamo Giovanni Iacono e tutto il suo gruppo della Iacono Servizi, e la loro presenza oggi è fondamentale perché hanno deciso di contribuire alla vicinanza proprio dei pescatori, degli armatori in primis di queste imbarcazioni che, stando nel porto libico, ne hanno subito anche loro di tutti i colori. Abbiamo già visto la barca un po' distrutta all'interno dagli atti davvero vandalici che sono accaduti in Libia, mentre i pescatori erano nelle varie carceri. Sicuramente qualcuno si divertiva ad entrare, a rubare, e si sono scoperti anche dei topi all'interno dell'imbarcazione. Ricordo che i furti accaduti sono successi in Libia e non a Mazara del Vallo. Giovanni, io partirei dall'armatore che abbiamo qui presente, Vai, vai. l'armatore Marco Marrone, che in questo periodo è al centro della cronaca mondiale per via di questi sequestri. Però l'aspetto psicologico è diverso perché l'imbarcazione è rientrata, avete subito oltre 300.000 euro di danni, forse inquantificabili, però dopo 108 giorni si ritorna quantomeno a sorridere. Sì, la cosa importante alla fine è stata questa. Sono tornati tutti e 18 pescatori e tutte e due le imbarcazioni. Ed è una doppia festa per tutti noi, per tutta la comunità di Mazara. E quindi sì, l'emozione è stata tanta. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, vedere i danni, sistemare di nuovo l'imbarcazione, far riprendere il nostro equipaggio che è talmente forte che si riprenderà anche presto, e riprovare a cominciare di nuovo a lavorare. Cos'è cambiato da domenica, dalla grande emozione vissuta sotto la pioggia ad oggi? Una bella giornata di sole che vi sta permettendo di iniziare a effettuare dei lavori necessari e di primaria importanza, anche grazie al contributo della ditta Iacono Servizi. Sì, il signor Giovanni Iacono qua mi ha chiamato domenica stessa. Ricordo che ero ancora alle prese con abbracciare il mio equipaggio. Mi ha chiamato, è stato un ulteriore momento di emozione e di commozione, perché mi ha chiamato, se lui si ricorda, non riuscivo più nemmeno poi a ringraziarlo al telefono quando mi ha detto: vedete che la sanificazione, appena dite voi, è tutta a carico nostro, sistemeremo tutto, non vi create nessun problema per questo. Mi sono commosso, mi sono emozionato, non sono riuscito nemmeno a dirgli grazie al telefono, ho chiuso, adesso siamo qua. Li vedete già pronti per sanificare il Medinea, ne ha tanto bisogno perché purtroppo è stata 4 mesi abbandonata là, oltre a tutto il danno, lo sciacallaggio che c'è stato, purtroppo anche animali, topi, un po' di tutto. Quindi ci affidiamo alla ditta Iacono, che tra l'altro è sempre stata molto presente con noi, è sempre perfetta nel suo lavoro. Quindi ringrazio ancora nuovamente La tutto lo ditta staff. Iacono Servizi. Esatto, tutto lo Marco, un staff. attimo, io continuo con Giovanni Iacono e poi Certo. voglio riprendere con te questo finale. Va bene. Giovanni Iacono, sempre disponibile e pronto nel sociale, in qualsiasi settore, ma soprattutto in questo periodo, hai sentito davvero di offrire la tua azienda e il servizio che voi fate, tutta la troupe, tutta la vostra organizzazione, ai due pescherecci Antartide e Medinea? Ma credo che sia doveroso anche da parte mia dare un contributo, anche perché dico, i miei genitori, mio padre e sia mio suocero vengono dalla marineria, abbiamo i pescherecci noi, anche mio suocero in tempi passati è stato pure lui un carcerato, anche se per pochi giorni, però dico, sappiamo e so veramente le difficoltà che si hanno. Credo che da parte mia sia doveroso. Ma come ditta, come principale ditta, come maggiore ditta della città,
non come consigliere, ma soltanto come ditta, mi piace dare un contributo, perché so che è un contributo importante, perché capisce da dove vengono i motopescherecci. Sicuramente hanno bisogno di una notificazione, e credo che dare un omaggio, dare il mio certificato, mi onora. Vedo che hai i certificati anche in mano. Emanuele, possiamo inquadrare già gli attestati di sanificazione, perché questi hanno un valore davvero importante. Guarda, purtroppo quando si fa l'attestato ti deve fare una fattura, ma la fattura è omaggio e a zero, così magari qualcuno possa pensare diversamente, solo che la devo consegnare, diciamo così, all'armatore, perché ci sono messi tutti i codici, quelli che sono giusti per uno storno. Lo Stato ci dice di fare questo e noi ci attiviamo. Però dico, mi sembra dare veramente un grande contributo a loro, e mi auguro che in futuro non possa fare più questo intervento per il bene loro, perché significa sennò che devono essere prigionieri. Mi auguro invece che a livello politico nazionale e mondiale, dato che ne parlano tutti, che possono essere la città di Mazara ancora una volta, e spero che sia per l'ultima volta, di traino per regolarizzare questi miglia che ci sono veramente al mare. Spero che ci riesca la politica, quella che conta, e credo che non devono abbandonare, perché ho sentito in questi giorni i racconti dei marinari, e credo che non ci sono parole per descrivere quello che hanno passato, anche se noi pensavamo, perché essendo in questo ambiente sapevamo che purtroppo non abbiamo da fare con delle persone civili, ma che la loro cultura è questa. Giovanni Acono, ecco, visto che quando sei arrivato ti sei fermato un attimo a guardare il peschereccio e hai provato dentro di te una commozione, no? Particolare, sapere di essere qui nella barca che per ora insieme all'Antartide rappresentano la marineria di Mazara del Vallo, che è stata al centro dell'attenzione in tutto il mondo, per cui lì dentro si è vissuta, chiamiamola anche una tragedia senza morti, ma una tragedia è stata lo stesso. Una tragedia grandissima, ci è finita bene che non ci è scappato il morto, ci voleva poco. Per chi già sa nei racconti, c'è finita bene sotto questo punto di vista, però voglio dire ancora una volta che l'emozione c'è, perché tu vieni da questo mondo, vieni da questa cultura, vieni da questo lavoro, e non ti puoi mai dimenticare quello che ci aveva dato questo lavoro, sia a noi come figli, ai miei genitori, e a tutta la mia famiglia. Quindi per me è un'emozione importantissima. Mi chiedeva qua lui domenica, quando gli ho dato questo comunicato, perché non vieni, cosa? A me non piace pubblicizzare, perché era bello domenica venire con la macchina, fare scendere marinari, fare pubblicità, ma tu che mi conosci, ma infatti, non sono abituato. Perdonatemi, io oggi facevo un giro perché avevo bisogno di una panoramica del porto, vi ho trovato qua e sinceramente oggi io ho detto ci tengo, perché la cosa più importante è il gesto e l'azione che si sta facendo, che tu non avresti mai voluto pubblicizzare. Io te l'ho concesso, anche se non mi piace fare le cose. A me, come dico sempre, piace fare le cose e saperlo solo i diretti interessati. A me mi bastava, perché poi sono amici che conosco da tanto tempo, e quindi credo che bastava che lo sapevano solo loro. Tu hai voluto questo, te l'abbiamo concesso. Grazie, in futuro grazie. Non te lo concederemo più. E allora questo è anche il nostro lavoro, di cercare anche il momento giusto. Giovanni, allora tu sei anche un'istituzione a Mazara e sei un consigliere comunale. Da consigliere comunale, che messaggio vuoi mandare al governo? Perché è chiaro che bisogna continuare la lotta per salvaguardare i nostri pescatori, ci vogliono le navi della Marina Militare in pattugliamento nelle zone a rischio. Il ruolo delle istituzioni vostro è molto importante, affinché facciate sentire la voce al governo e per tutelare i nostri armatori e i nostri pescatori. Ma purtroppo sai che ci come sono... è successo in questo caso, adesso chi risarcirà i nostri armatori dei due pescherecci Medinea e Antartide? Allora, il problema è solo, come sai meglio di me, ci sono le scalette. Partiamo dal Consiglio Comunale, Regionale e Nazionale. Noi per quello che possiamo fare, possiamo spingere, possiamo fare quello che abbiamo potuto fare, quello che abbiamo potuto dire. Ognuno poi per gli impegni propri si dava il suo conforto in un modo diverso. Però le voglio dire che là è quello che conta, il governo nazionale, che per me deve essere spinto dal governo regionale, a posto di fare tutte queste tarandelle che sto leggendo tramite Facebook e televisione e di quant'altro, che tutti si prendono le merite, che tutti fanno dei teatrini, perché stanno facendo soltanto scuole di teatrini, che si dedicano veramente alla marineria di tutta Italia,
e capisci, possono risolvere questo problema dei miglia, che è quello che per loro conta e che sia la cosa più importante. Che la freniamo di fare veramente questa cosa, perché mi sembra che ci sia un po' l'altro giorno 29 adesso intorno. Abbiamo pubblicato la notizia che a Mazara ci sarà un consiglio comunale, lì sarà anche sede, secondo me, di dibattito, di iniziare a far sentire la voce, che sia il via, lo start per far sentire a livello nazionale questa voce. Ma non è che ci deve scappare il morto per far sentire la voce o quello che è successo in questi 108 giorni. Non ci deve scappare molto. In passato, quando avevamo forse una politica di gente un pochettino più esperta, c'erano sul mare le vedette che controllavano, mi ricordo, per un periodo. Oggi non c'è più niente, come se siamo vuoti in tutto. Però dico, fare polemica oggi non mi va, si parla nelle sedi opportune della politica e di chi deve agire, però dico che forse l'Italia è stata resa un po' ridicola anche stesso dalla Turchia, che in 4 giorni ha liberato e noi abbiamo messo 108 giorni. Poi ognuno sa la propria verità e sa come è successo. Dico, io mi voglio fare il mio lavoro e finisco di fare la barca Medinea e vado a fare l'Antartide, che mi aspetta anche l'altro. Allora, come avverrà adesso la sanificazione all'interno del peschereccio? Ma come dietro, vedi, abbiamo... Quale metodologia userete? Ma useremo sempre la metodologia con il medicinale presidio medico-chirurgico, che è l'Istituto Superiore della Sanità, che ci indica quale usare. Useremo, dato l'imbarcazione abbastanza grande, l'automatizzatore che la macchina va. Di solito andiamo con il nebulizzatore, ma voglio dare anche l'impatto all'esterno, scendere sotto nei macchinari, perché capisco dove sono stati e capisco quel tipo di, chiamiamolo paese, chiamiamolo nazione, che sia, quello che sia, e i contagi ci hanno portato pure dei ratti sui topi, perché là vivono in mezzo ai topi loro, quindi dobbiamo cercare di risolvere e dargli la barca in perfetto stato per poi poter andare a fare il loro lavoro con massima tranquillità e cosa. Giovanni Acolo, noi ti ringraziamo sia come azienda per il tuo gesto e i tanti che hai fatto sempre e che continuerai io a fare. Ringrazio a voi, ringrazio e consegno il certificato all'armatore qua presente. Bene. Che questo lo può dimostrare, perché sicuramente la capitaneria ieri l'avrebbe chiesto più avanti quando uscivano, che la barca è stata sanificata a tutti gli effetti. Un documento importante. Molto importante, ringrazio veramente tutta la ditta Iacono Servizi per il gesto prima di tutto e poi per, ripeto, per la professionalità che hanno sempre mostrato e che anche oggi stanno mostrando. Grazie veramente di cuore. Benissimo, allora noi adesso li facciamo andare subito a lavorare, Marco. Sì. Grazie alla tua troupe sempre operativa in qualsiasi momento della giornata e anche della notte. Buon lavoro Giovanni Iacono a tutti voi. Allora, Marco Marrone, dalle testimonianze abbiamo sentito che le cose sono andate diversamente da quanto il ministro Di Maio aveva dichiarato sui media. Addirittura il governo sapeva che i nostri pescatori erano trattati bene, che stavano quasi in un albergo a 5 stelle, che sapevano cosa mangiavano. Pare che di tutto ciò non è stato vero niente, perché a testimonianza dei diretti interessati, dei 18 pescatori, quello che abbiamo saputo ha dell'invero simile. Ma forse sapevano realmente cosa mangiavano, per questo non ce lo dicevano. Di quello che abbiamo sentito, purtroppo. Però ripeto, io non voglio oggi fare polemiche, siamo stanchi. È chiaro che la situazione, magari anche il loro compito, perché noi eravamo in contatto per la fine con l'unità di crisi, con un signore che era a disposizione 24 ore su 24 a telefono, e di questo lo ringrazio, perché è stato veramente a sentire tutti noi, armatori, famiglie, tutti avevamo il suo numero, tutti chiamavamo per avere notizie. È chiaro che le notizie che ci davano erano che stavano bene. Questo star bene purtroppo i nostri uomini non lo hanno portato qua, però ripeto, vediamo un po', facciamoli riprendere questi uomini, facciamoli godere la famiglia, poi magari loro chiederanno qualche spiegazione, perché magari sarebbe anche giusto questo. Certo. Sarebbe certo. Giusto proprio questo, magari chiedere ma perché. Poi ripeto, sicuramente saranno state trattate difficili, anche il compito magari di uno Stato
lo vedo come un papà che ti dice: no, non ti preoccupare, stai bene, stanno bene, quando magari non è così. E quindi, ma per evitare di creare... Sono stati loro stessi che si sono dichiarati alla stampa dicendo con immediatezza che c'è chi è stato derubato da qualcosa, c'è chi è venuto con l'occhio nero, con le costole quasi rotte. Cioè, certo, non ci aspettavamo che venivano anche denudati, minacciati, ha dell'inverosimile. Forse per i miliziani libici questo è un atteggiamento normale, ma i nostri pescatori erano andati per lavorare. Se per andare a lavorare bisogna essere anche frustrati e quasi mitragliati, è una cosa che noi denunciamo pubblicamente, perché ciò non deve avvenire, ciò non si deve ripetere, perché non è stato mantenuto, non dico qui l'accordo che c'è tra il mantenimento dei carcerati nelle varie carceri, no, mondiali, anche perché lì non è una zona riconosciuta a livello politico, lì sono i miliziani generali Haftar che si vogliono impossessare di mezza Libia e chissà forse di tutto con la guerra, ma è pur vero che abbiamo saputo e assistito delle cose che ci hanno davvero buttati giù a livello umano, psicologico. Non è stato giusto, i nostri pescatori meritavano rispetto. Esatto. Non meritavano questo, esatto. Quello che dico io è questo, proprio che questa storia, che come tu hai parlato è ormai a livello veramente mondiale, che serve veramente da spinta affinché il governo non faccia succedere più queste cose. E quindi c'è, avevamo la vigilanza pesca che la rimettono, ci sono le 72 miglia che vanno a riprendersi, tra virgolette, perché non li hanno mai riconosciute, e quindi proteggiamoci le acque, perché non possiamo più lavorare così. I pescatori Mazara meritano di lavorare in sicurezza. Ecco, intanto quando uscirete nuovamente in battuta di pesca? Ma sicuramente non prima di marzo, perché dobbiamo andare anche a tirare al cantiere, devo smontare il motore, devo controllare un po' tutto, e faccio riprendere l'equipaggio perché è giusto che si goda da casa, e poi sinceramente ci vogliono anche soldi per rimetterla ora in sesto, quindi speriamo che ci arrivi anche qualche aiuto per poter metterci di nuovo in sesto e quindi poter affrontare delle spese, perché non possiamo ricevere sempre solidarietà, ma dobbiamo iniziare a rimetterla veramente in forma, la barchetta, per farla andare a lavorare. Grazie Marco Marrone, Vivi Mazara ti ringrazia, avremo modo magari più avanti di rincontrarci mediaticamente. Buon Natale, adesso il Natale è iniziato, buon Natale, grazie, buon Natale. Buon Natale a tutti. E allora Emanuele, vogliamo inquadrare un attimo, ecco come vedete la squadra della Iacono Servizi è già entrata nel peschereccio per effettuare la sanificazione, ecco le macchine sono accese in questo momento, ricordo questo è il peschereccio Medinea. Questo è il peschereccio Medinea, fra poco anche la stessa sanificazione andrà fatta nell'altro molo dove è ormeggiato il peschereccio Antartide dell'armatore Gancitano. Intanto ecco, vi ringraziamo di averci seguito, ci vedremo negli altri servizi, dal porto di Mazara del Vallo è tutto, buonasera da Piero Campisi, Emanuele Campisi alle macchine, grazie.